Essere qui questa sera, un ringraziamento particolare e doveroso va innanzitutto all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana che ci ospita in questa sala bellissima e molto accogliente, a Massimo Brai e a tutti gli amici dell'Enciclopedia. Un saluto carissimo e grato a Giorgio Napolitano che ha voluto essere qui con noi questa sera. A testimonianza di una attenzione per questi temi di cui questa sera parleremo e naturalmente la sua presenza ci onora. Io che sono l'editore di questo libro ho un compito molto limitato questa sera, voglio soltanto, prima di dare la parola ai nostri relatori, voglio ricordare brevissimamente qual è l'occasione e il motivo di questo nostro incontro. Presentiamo qui questa sera questo volume di Lettere americane di Gaetano Salvemini che inaugura una serie editoriale dedicata agli italiani dell'esilio. Questa serie è nata da una felice coincidenza di interessi intellettuali tra tre polarità differenti. All'origine c'è la passione e il mecenatismo di Paolo Marzotto, per prima cosa, un suo modo molto lungo nel tempo di essere presente a fianco alle forze della cultura. Paolo Marzotto già all'inizio degli anni 50, quindi moltissimi anni fa, ebbe modo di distinguersi patrocinando un premio prestigioso, il premio Marzotto, che per molti anni distribuì riconoscimenti di grandissima intensità e qualità a personaggi del mondo della politica, della cultura di questo nostro paese ai massimi livelli. E poi ha continuato con questa sua attenzione straordinaria ai fatti della cultura. È stato ed è un mecenate nel campo della musica, nel campo del restauro delle opere d'arte e ha sempre avuto una grande attenzione, in modo particolare poi, a quella che potremmo chiamare la matrice democratica della nostra cultura. Ha un'apertura nei confronti di un mondo che non fosse grettamente provincialistico, quindi un'attenzione e un interesse particolare all'America. Ha avuto sempre nella sua attività la possibilità di frequentare amici importanti da questo punto di vista. E è stata proprio l'amicizia con Franco Modigliani che ha patrocinato l'incontro con il secondo soggetto di questa fortunata nostra compagine, cioè con Renato Camurri. Renato è invece uno studioso che viene dal mondo accademico, che insegna a Verona, all'Università di Verona, che ha studiato molto, approfonditamente il mondo della borghesia e della imprenditorialità veneta, dell'aristocrazia, della borghesia e dell'imprenditorialità veneta all'indomani della Unità. Ha sempre avuto Renato un piede dentro questo tipo di studi molto legati alla tradizione post-risorgimentale italiana, in particolare al suo territorio, il Veneto appunto, e l'altro piede invece fortemente radicato, si potrebbe dire piantato, ben piantato, dentro quello spazio universitario di Harvard che è l'altra polarità dei suoi interessi di studio e di ricerca. E qui l'America e Franco Modigliani mediatore hanno consentito questo incontro tra Paolo Marzotto e Renato Camurri, da cui nacque la prima idea di una collana, di una serie che potesse in qualche modo esplorare con attenzione e interesse
Questo tema, spesso poco frequentato e comunque non così evidente agli occhi della attenzione intellettuale complessiva, cioè il tema di questo esilio americano degli italiani, soprattutto degli anni del fascismo, diciamo, questo esilio intellettuale che ha comportato certo tensione e sacrificio, ma anche grande apertura a opportunità e occasioni di straordinaria efficacia. Abbiamo deciso con la casa editrice Donzelli di partecipare con grande attenzione e interesse a un progetto di questo genere. Quando Renato Camurri e poi Paolo Marzotto sono venuti a proporci questa cosa, noi abbiamo pensato che fosse non solo un'iniziativa bella e importante, ma che fosse nello spirito, a pieno titolo, nello spirito di quel modo di fare editoria che noi cerchiamo di configurare attraverso il lavoro della nostra casa editrice. Ci è sembrato che questa matrice democratica e questo modo di rapportarci alla cultura d'oltre oceano fossero delle condizioni essenziali per poter provare a fare un bel lavoro. Naturalmente la condizione primaria è stata proprio questa generosa disponibilità al mecenatismo, come dicevo, che è qualcosa di cui in questo momento mi piace sottolineare l'importanza, perché questo è un paese, è un mondo, è un momento in cui è difficile praticare iniziative di ordine culturale come quella di cui questa sera noi stiamo parlando. Non voglio dire che ci sia una carenza strutturale, un deficit di attenzione da parte delle istituzioni che dovrebbero pure essere preposte in qualche modo a questi compiti. Di certo ci è voluto molto coraggio per partire. Noi vorremmo alimentare questa collana con 2 o 3 titoli all'anno. Abbiamo un programma che poi magari Renato troverà modo a chiusura della serata brevemente di ricordare. A me piace in questo momento dare un momento la parola a Paolo Marzotto, che penso voglia esprimere un saluto grato a tutti i presenti. Prego Paolo. Vieni. Siamo tutti anziani qua con difficoltà uditive. Io dovrei arrabbiarmi con Carmine, perché eravamo d'accordo che tutti e 2 ci saremmo alzati un attimo per ringraziare coloro che sono intervenuti. È inutile che ringraziare vivissimamente il Presidente per essere con noi. Lo considero, forse lui poteva parlare, io devo star zitto, ma lui mi ha fatto parlare, non dovevi farmi parlare. Parliamo di una cosa, abbiamo molti candidati, c'è una lista di libri che vanno in edizione nei prossimi, andando 2 all'anno, ma abbiamo diversi anni. Questo io voglio dire. Voglio ringraziare voi tutti per essere presenti. Dimostrate una passione per la storia. La storia deve sempre insegnare, e in questo caso ha insegnato molto, e molta gente è stata salvata da altra gente che ha pensato bene, onestamente. La vittoria della democrazia, la vittoria dell'intelligenza e della solidarietà umana. Ecco, questo voglio dire, ed è tutto, però mi chiederò sempre se mi presenti ogni volta così. Grazie comunque. Non avevo dubbi che avrei preso una tirata d'orecchie, ma passiamo al nostro libro, a questo volume che è cresciuto anche nelle sue quantità via via mentre si lavorava, perché queste carte, questi carteggi di Salvemini si sono rivelati via via di una ricchezza straordinaria,
il lavoro, non tocca a me dirlo, ma io ho potuto vedere il lavoro di Renato Camuri, il lavoro di cura, l'attenzione alla raccolta, alla selezione e poi al trattamento di questi materiali è veramente stato di grande impegno e di grande portata. Ma del merito adesso direi che ci parleranno i nostri graditissimi ospiti e darei per primo la parola a Massimo Salvadori. Grazie. Ma vorrei dire anzitutto che mi sento molto onorato per vari motivi, anzitutto per l'invito che mi ha rivolto l'amico Donzelli a essere presente a questa presentazione delle lettere americane di Salvemini 1927-1949, poi è per me anche un onore svolgere alcune considerazioni su Salvemini alla presenza di tante personalità. E in terzo luogo devo dire che è per me sempre un motivo di onore di colloquiare con Gaetano Salvemini, che è stato uno, mi sia consentito questo riferimento personale, è stato uno dei miei primi amori di giovane studioso, perché io pubblicai presso Einaudi nel 1963 un libro intitolato Gaetano Salvemini, che era un primo tentativo di presentare Salvemini nell'insieme della sua personalità intellettuale, politica, leader dell'Italia civile. Insomma, Salvemini è un personaggio che sta piantato al centro dell'Italia del Novecento. Salvemini è una di quelle personalità che insieme, direi, con Croce, con Gentile, vero, con Gramsci, hanno nelle loro varie posizioni e nei loro diversi e anche conflittuali orientamenti, hanno scritto grandi pagine nella storia intellettuale e politica italiana. Salvemini non è un uomo facile da accostare e lo vediamo benissimo da questo meritorio volume che coraggiosamente l'editore e chi insieme con l'editore ha reso possibile questa edizione. Lo vediamo perché questo è un libro importante e il professor Camurri merita realmente un elogio non formale, perché non solo presentare, anche tradurre molte di queste lettere, fornire tutto l'apparato di informazione che costituisce, appunto, che consente di cogliere la vita di Salvemini in questo periodo, nel suo contesto. Quindi ci troviamo di fronte ad un'opera davvero significativa e importante. Il volume è un grosso volume, è un volume pieno di un'enormità di spunti, di spunti di discussione, tra i quali non si può che procedere facendo ciascuno secondo la propria sensibilità, il modo che ha di leggere le cose, insomma, no? Poi avendo un tempo assai limitato come abbiamo noi questa sera, non si può che procedere per una, diciamo così, spigolatura
in questo enorme covone di cose, di posizioni. Salvemini non è un uomo facile da capire e da interpretare, perché era un uomo umanamente straordinario. Ecco, questo è, diciamo, il primo aspetto che mi sembra d'obbligo sottolineare. Era un uomo, non vorrei sembrare retorico, ma era un uomo meraviglioso. Era un uomo di estremo coraggio nella sua vita personale, di estremo rigore, che ha scritto dei capitoli che sono ammirevoli sempre, in molti casi anche discutibili. Anzitutto non si può dimenticare che Salvemini è stato un grande storico, uno dei massimi del secolo, ed è stato un grandissimo insegnante. Ricordo sempre che il mio maestro Walter Maturi, nelle lezioni, in alcune delle lezioni che io ebbi modo di ascoltare quando ero studente nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, in alcune delle lezioni che poi vennero raccolte in un volume diventato celebre, cioè le interpretazioni del Risorgimento, annotava a proposito di Salvemini che era caratteristica di quest'uomo di temperamento focoso, che quando faceva lo storico era capace di una estrema, diciamolo fra virgolette per intenderci, ma insomma ci si capisce, di una estrema obiettività, una grande capacità di distacco, pur essendo lui personalmente, come dicevo, una personalità che si può davvero definire focosa. In una delle lettere contenute in questo volume si dice una cosa importante, significativa, che costituisce una lezione per tutti coloro che variamente hanno avuto o hanno nella propria vita la responsabilità di insegnare. Salvemini dice che in tutta la sua vita, in quanto insegnante, non ha mai fatto propaganda politica. E questo è veramente un insegnamento forte, ed effettivamente è così. Quando uno legge anche tutti i suoi scritti storici non vede mai il propagandista, vede uno studioso che propone linee interpretative, ma mai con enfasi propagandista, mai col proposito di convincere qualcuno ad operare certe scelte politiche. Persegue sempre l'obiettivo di cercare di far capire, e Salvemini l'ha detto tante volte anche nei suoi scritti, che come insegnante, come storico, il suo proposito era di far capire, per consentire a ciascuno di assumere le proprie responsabilità nella vita e di compiere le proprie scelte soggettive. Ci sono dei giudizi pesanti in questo libro, perché Salvemini, quando scriveva le sue lettere, quando viveva, perché Salvemini è stato un militante politico, è stato un militante durante tutta la sua vita, ha combattuto ininterrottamente e ad un certo punto, proprio quando ormai era in corso la Seconda Guerra Mondiale, Salvemini, che aveva nella sua
etica personale, l'idea che la vita sia inevitabilmente, debba essere un combattimento per le proprie idee. E proprio nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in una lettera, scrive che gli umanitari e i pacifisti sono dei codardi. Non amava gli umanitari e i pacifisti, specialmente in un momento in cui, come in quella guerra atroce, si combatteva e si moriva. E per lui l'umanitarismo e il pacifismo non portavano da nessuna parte, erano scelte fuori dalla storia concreta. Il che naturalmente la cosa va interpretata, vero? Quando lui usa questa espressione, doppia espressione, umanitari e pacifisti, la usa nel senso non certo in contrasto con lo spirito di umanità e neanche in contrasto con il perseguimento della pace, ma è il rifiuto di accettare la posizione di chi in un momento storico o nei momenti storici in cui occorre scendere nell'arena è la condanna di chi in qualche modo crede di potersi tirare fuori alla luce di un atteggiamento superiore o del su della melee. Uso questa espressione, ma non credo che in questo senso vada opposta alla posizione che Romain Rolland notoriamente assunse durante la Prima Guerra Mondiale contro il fanatismo di coloro degli intellettuali che si chiamavano a scannarsi in nome della lotta della culture contro la civilizzazione. Vi sono alcuni giudizi, e ripeto che io vado spigolando in maniera disordinata, ma non posso evitare di farlo. Dai, Croce, questi li devi dire, di Croce, di adesso. Salvemini ogni tanto diceva delle balordaggini straordinarie, come capita a tutti di dire. La più grande balordaggine, la più grande svista o incomprensione delle cose sorprendente la scrisse in una delle lettere del gennaio 1932, quando ormai in Germania il nazismo quella su Hitler, era sì. Alle porte, più che alle porte, e Salvemini scrive in una lettera: ma Hitler che cosa può fare se non fracasso? Poi naturalmente dovette ricredersi rapidamente. Per altri versi invece troviamo in queste lettere dei giudizi fulminanti e acutissimi, come la sua esprime nel 37, non ricordo in che mese, ma la persuasione che in Spagna i repubblicani hanno perduto la partita fin dall'inizio, e dice: Franco vincerà la guerra civile spagnola. E lo dice con una serie di argomentazioni, cioè in realtà quest'uomo ogni tanto non aveva per niente il senso dei rapporti di forza reali, altre volte invece lo aveva in maniera acutissima, e questo è uno degli esempi. Ma su questa linea vorrei proseguire un giudizio veramente che colpisce, è una vera profezia, la pronuncia nel marzo del 1939, e dice che
la Germania non si rivolgerà in primo luogo contro la Francia. Siamo nel marzo 39, quando Stalin stava conducendo trattative con la Francia e l'Inghilterra in funzione antitedesca. E Salvemini scrive in una lettera: non, le cose non stanno così, vedremo presto, nella prossima estate, il patto Molotov-Ribbentrop è della fine agosto 39, pochi giorni prima dell'invasione della Polonia, e Salvemini scrive che ciò a cui assisteremo sarà che la Germania si rivolgerà per prima contro non a Occidente, ma a Oriente, e che Stalin e Hitler si spartiranno la Polonia. Vede, è veramente un giudizio straordinariamente acuto e preveggente che colpisce, perché, ripeto, siamo nel marzo 1939. Così anche un altro aspetto in cui Salvemini veramente dimostra di avere una comprensione da grande storico della realtà, soprattutto italiana. Un altro aspetto attiene a certi giudizi sul modo in cui certi antifascisti considerano la durata del fascismo. E nel 1930 esprime in una lettera un giudizio insofferente, in particolare contro Francesco Saverio Nitti, grande personaggio, economista, eccetera. Nitti, nel suo antifascismo, continuava a dire che il fascismo avrebbe potuto entrare in crisi rapidamente e presto perché le finanze dello Stato, ovvero, non erano in buona salute. E Salvemini ribatte continuamente contro gli antifascisti che credono ogni volta che questa, quella congiuntura europea possa portare alla rapida caduta del fascismo. E replica a Nitti nel 30: prima che il fascismo entri in crisi ci vorranno almeno altri 10 anni. Cioè Salvemini aveva, come poi da grande storico ha mostrato nei suoi scritti sul fascismo, aveva netta la percezione della solidità che il fascismo aveva nella società italiana e che non ci si poteva illudere che alcune ventate improvvise potessero determinare la caduta del fascismo. Quando guarda durante la guerra alla società, all'Italia, e la guarda dall'America, c'è un tasto su cui batte continuamente, che lo angoscia. Gli italiani d'America sono fascisti. Il fascismo è riuscito, vero, a convincere gli italiani d'America che il fascismo sia la rinascita dell'Italia, che l'Italia fascista sia l'Italia che finalmente è riuscita a farsi rispettare nel mondo e così via. E capisce molto bene si rammarica per il fatto che nelle elezioni americane gli italoamericani votino in genere per i repubblicani e non per i democratici, vero? Comunque, entrata l'Italia in guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvemini ha delle bestie nere a cui non risparmia frecciate, insulti, maledizioni. Le bestie nere sono in parte italiane e in parte non italiane. Anzitutto ce l'ha a morte con Churchill, del quale pronuncia un giudizio molto acuto e io credo molto pertinente. Dice: Churchill, grande leader, coraggioso, che ha avuto, eccetera, eccetera, ma è il nuovo Clemenceau.
è il nuovo Clemenceau che vuole uscire da questa guerra, come Clemenceau aveva voluto uscire dalla Prima Guerra Mondiale, riaffermando la potenza nazionale della Francia. Così l'obiettivo fondamentale di Churchill, l'unico obiettivo che Churchill persegue, non è la democrazia, non è niente, la riconquista, è la riaffermazione della potenza, britannica, la salvezza dell'impero inglese. Poi ne ha anche per Roosevelt, che ai suoi occhi Roosevelt è uno che si fa menare per il naso un po' da Churchill e un po' da Stalin. Poi ne ha, e qui siamo a casa nostra, naturalmente per Croce, che lui avversava sotto tutti i profili, politico, storiografico, per Badoglio e Togliatti. Questa è la triade cattiva, che è la triade degli spiriti cattivi che in combutta con Churchill e con che si portano al carro Roosevelt, hanno come obiettivo che in Italia dopo il fascismo si abbia una restaurazione conservatrice, e naturalmente è contrario a tutta la politica che Togliatti svolgerà dopo il ritorno da Mosca, accusa Togliatti e Croce di essere in combutta, di essere in combutta con la monarchia, eccetera, tutte cose note. Insomma, io non vorrei, non voglio, come si dice, tirarla alla lunga, perché non abbiamo molto tempo, ma vorrei rubare ancora qualche altro minuto. Sono partito dicendo che Lussu Salvemini era un uomo buono e generoso, che amava gli amici, che amava coloro che riteneva che meritassero la sua stima e la sua amicizia. Ad esempio, in queste lettere sono, direi, quasi commoventi i riferimenti al fatto che Emilio Lussu, che lui ammirava molto, dice: è malato, ha bisogno di cure, non ha un soldo, è uno spirito libero, è uno che non vuole accettare soldi dagli altri, ma dobbiamo aiutarlo perché si curi, perché possa andare. E ad esempio questo rapporto con Lussu è veramente emblematico della umanità, della bellissima umanità di Salvemini. Voglio finire ricordando tre giudizi storico-politici che mi sembrano di eccezionale interesse. Uno riguarda l'Italia alla vigilia del fascismo. Sappiamo tutti che Salvemini non poteva vedere Giolitti, ministro della malavita, eccetera, eccetera. Però nel 1938 torna indietro, riflette su se. È un giudizio sorprendente, a mio giudizio, veramente sorprendente. Torna indietro e si domanda: ma si sarebbe potuto evitare il governo Mussolini? E allora proprio lui dice: Sturzo, nel febbraio 1922, ha commesso un errore madornale nel voler sbarrare la strada alla formazione di un governo Giolitti, e quindi il grande antigiolittiano, e qui merita di essere sottolineato la capacità che Salvemini aveva in qualche modo di camminare sulla propria testa quando faceva certe riflessioni, lui il grande antigiolittiano, che in fondo dice una cosa estremamente impegnativa,
cioè che in fondo Giolitti era, non, vede Giolitti in questo momento non come colui che aveva aperto le porte ai fascisti, che aveva fatto con il listone eccetera, ma che nel febbraio, in quel momento cruciale avrebbe potuto in qualche modo forse fermare e cambiare un corso della storia italiana, e quindi rimprovera Sturzo di non aver capito questo, di avere lui messo il veto alla costituzione di un governo Giolitti. Ancora due cose, ripeto, sono andato, ma credo che non potessi fare altrimenti, due giudizi sorprendenti, uno su Hitler e l'Europa. Nel 1942, tutti sappiamo che era il momento in cui non c'era ancora stata, sì, c'era stata, i tedeschi erano stati fermati nel dicembre del 1941 di fronte a Mosca, ma ciò nonostante prima di Stalingrado la Germania anche era su tutti i fronti in espansione, e Salvemini dice: cosa sta facendo questo bandito? È un bandito, però in qualche modo questo bandito ha capito che occorre unificare l'Europa, lui la vuole unificare in maniera barbarica, ma lui ha capito che la vecchia Europa deve essere cambiata. È il giudizio che riproporrà Luigi Einaudi in un famoso discorso alla Costituente nell'agosto del 1947, quando Einaudi dirà esattamente la stessa cosa, e cioè l'Attila moderno, questa è l'espressione che Einaudi usa a proposito di Hitler, è stato un Attila, ma ci ha messo di fronte, a modo suo aveva capito che la vecchia Europa non può tenere in piedi e che bisogna in qualche modo avere l'idea di unificare l'Europa. Non so se mi sono spiegato. Voglio soffermarmi ancora su un ultimo punto. Dopo il 45, Salvemini, fra le tante cose interessanti a cui guardava quello che stava capitando in Palestina, e a più riprese dice: gli ebrei hanno diritto ad avere una loro patria, quindi lui si schiera a favore del riconoscimento di una patria ebraica, però si pronuncia nettamente contro gli effetti di quello che vedeva avanzare, cioè un espansionismo ebraico in Palestina che avrebbe creato dei problemi gravissimi nell'avvenire. E sono alcuni giudizi ricorrenti veramente di grande, usiamo ancora questo termine che non è felicissimo ma ci fa capire, veramente di preveggenza sul fatto che lì si va covando un nodo di serpi se non si affronta la questione in maniera adeguata, vale a dire se non si trova il modo di raggiungere un equilibrio tra gli interessi dei palestinesi e quelli degli ebrei che in Palestina sono arrivati. Potrei continuare quasi all'infinito, ma mi fermo e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, no, Massimo. Questo, che dice? Grazie a Massimo Salvadori per questa bella spigolatura dentro questi giudizi sempre taglienti e mai ovvi, scontati, diciamo, che mostrano la forza di questa personalità del,
dell'uomo con cui abbiamo a che fare stasera. Giuliano Amato, prego. Sì, è un uomo che insieme ti affascina. Io vi dirò, sono come lui, con un Salvemini tra i miei primi amori, e di cui però capisci alla fine che ha i tratti tipici di un'Italia di minoranza che non riesce a sintonizzarsi con la maggioranza degli italiani. Questo deve essere detto. E che ha poi le sue bizzarrie. Appunto, lui vive all'insegna della razionalità, forse anch'io cerco di farlo, però scrive alla piana: siccome parto in aereo ed è il 13, è bene che mi assicuri la vita. Io non l'avrei fatto perché era il 13, ma il 17 sì, però. Quindi voglio dire, no, bisogna capire anche queste cose. Fu mio primo amore, diversamente, quando ero proprio ragazzo, il mio secondo acquisto rateale furono le opere di Salvemini, tutte in rosso, di Feltrinelli, che ancora uso come strumento di consultazione ancora ora, sono piazzate lassù. E io mi sono formato molto su di lui e l'ho accreditato in tante occasioni proprio in funzione di ciò che lui, come tutti peraltro i grandi meridionalisti, da D'Orso a Rossi Doria, a Fortunato, avevano cercato di instillare nell'Italia di allora, non solo che la questione meridionale era una questione nazionale, ma che buona parte della sua soluzione era nella capacità meridionale di assumersi la sua responsabilità, sfuggendo al destino storico della collettività sottoposta a un potere centrale a cui sono delegate le responsabilità, no? Tant'è vero che io ho sempre accreditato la tesi di Salvemini che il federalismo serviva soprattutto al Mezzogiorno, non alle regioni di Cattaneo, ma soprattutto al Mezzogiorno, perché era l'assetto che avrebbe reso responsabile di sé la classe dirigente meridionale. E ho sempre citato con un gusto che devo dire solo il sangue siciliano che ho, nonostante sia nato a Torino, può spiegare, la pagina di Salvemini in cui, tornando ad uno studio della Bel Gioioso fatto per conto del governo austriaco sulla Lombardia, diceva questo studio testualmente: i lombardi sono naturalmente pigri ed è per questo che, a differenza degli austriaci, sono così poco produttivi e così poco propensi al lavoro, eccetera, eccetera. E mi è sempre piaciuto citarla, non per cattiveria, insomma, ma perché... Per consolazione. No, ma perché è possibile che un giorno si dica di te il contrario, e se ciò è stato possibile per i lombardi, non c'è nessuna ragione naturale che non lo sia per i meridionali d'Italia. E Salvemini questo lo diceva. Ma... ecco, qui noi siamo in presenza veramente di due figure da considerare alla stessa stregua: il professore e l'uomo pubblico. Questo Salvemini è molto professore ed è inspiegabile non solo ciò che scrive ma ciò che fa, se non teniamo presente questa sua straordinaria attitudine
ad appagare se stesso leggendo, capendo, scrivendo e spiegando agli altri, che è il mestiere del professore. Quando lui racconta alla Mary Berenson la vita che ha cominciato a fare, e che è una vita della quale si dichiara felice: io vivo in Widener Library dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 3 alle 7:30. Quando a queste ore di lavoro, sentite questa perché lo invidierete, aggiungo le 10 ore di sonno di cui non posso fare a meno, beato lui, santo, 10 ore di sonno di cui non posso fare a meno, mi rimangono ben poche ore da vivere in America. E quindi dice: cosa mi importa a me? Cioè, passa la giornata in biblioteca. Scrive migliaia di lettere, oltre che migliaia di pagine, dorme 10 ore, cioè voi capite la sua felicità se raffrontate questa lettera con quelle che scrive quando era, che aveva scritto quando era in prigione, nel breve periodo che passa in prigione dopo che, vi ricordate che dopo il delitto Matteotti lui rientra nel Partito Socialista, diventa uno dei fondatori di Non Mollare, e a quel punto c'ha ovviamente il regime addosso, viene arrestato, sta dentro, poi c'ha un periodo di libertà vigilata, poi l'amnistia data per, in realtà, gli assassini di Matteotti coinvolge anche lui, e a quel punto lui se ne andrà Francia, Inghilterra e poi Stati Uniti. Ma è stato qualche mese in galera in Italia, e lui scrive, dice: ma non vi preoccupate, ma io qua c'ho lo spazio che avrei in una qualunque stanza in cui mi trovassi a lavorare. C'ho il mio letto, c'ho il mio tavolo, posso scrivere e lo faccio con meno spese, perché questo è tutto gratis, di quello che dovrei fare se fossi altrove pagando l'affitto, eccetera. Non sta scherzando, in realtà. Cioè, qui c'è un'indole profonda di studioso in quest'uomo che, fra l'altro, ha portato, e lui mi pare giustamente lo sottolinea, a creare un'immagine di un Salvemini isolato negli Stati Uniti, che vive interamente solo, che quindi non è partecipe, in ragione di questo, di una comunità più larga, che è totalmente sbagliata, che è totalmente sbagliata. Non si comporta certo da uomo pubblico, appunto, teniamo conto che è un uomo che si occupa profondamente della vita pubblica, ma non da uomo pubblico, da studioso. E però lui qua farà tre operazioni, appunto. Una, quella dalla quale era partita la sua idea di andare negli Stati Uniti, paese che sceglie, a differenza dell'Inghilterra, per ragioni che io personalmente non ho mai capito bene, perché lui, mentre a Parigi si sentiva in esilio, anche perché Parigi era proprio in quel momento, a Londra stava bene, si trovava bene, e lo dice che ci stava bene, però alla fine sceglie gli Stati Uniti. Ma lui ha un programma: essere invitato dalle più diverse università americane, un po' per campare, perché c'è questo problema, come ci hanno i nostri esiliati. A volte noi dimentichiamo che nostri padri o nonni un bel giorno presero una valigetta di cartone, ci misero il pigiama, lo spazzolino da denti e poco più, e se ne andarono a vivere in un altro paese, dove dovevano ricominciare da capo, a volte mantenendoci una famiglia. E lui aveva questo programma, che aveva in testa per far conoscere l'Italia antifascista. Non a caso la Mary Berenson, con la quale lui ha questa intensa corrispondenza,
gli aveva proprio detto, quando lui ancora era in Inghilterra e meditava, cioè non ci andare in America, lo ha già detto Massimo, perché l'America è piena di l'America ama i fascisti in realtà, e quindi è un posto dove tu ti troverai male. Allora lui ha in mente di creare una rete di conoscenza dell'Italia antifascista, e poi infatti farà la Mazzini Society con Max Ascoli, che ha proprio questa finalità, e si legherà lui ad una cerchia antifascista, perché esisteva l'America antifascista. Alla fin fine, la cattedra che Harvard non gli ha mai dato, perché scrive giustamente lui che gli ha dato una lectureship, lui è stato sempre lecturer. Perché è stato lecturer? Qui apro una parentesi che non c'entra, ma insomma, le università americane sono belle e brave, io ho la mia alma mater là, tutto quello che continuo ad andarci, però noi italiani 9 volte su 10 ci abbiamo insegnato per cattedre con finanziamento legato all'Italia, non peraltro. E questo è successo anche a lui, perché ricordatevi la vicenda, che è poi bella, una di quelle straordinarie vicende che furono possibili solo nella prima parte del XX secolo. Vi ricordate De Bosis, questo giovane brillantissimo poeta? Beh, Alberto, te dovresti citare a memoria le sue poesie, figura anche bella, insomma, eccetera, di cui si innamora questa attrice americana italianofila che era la Ruth Draper. E a un certo momento Harvard accetta l'idea di avere una cattedra di storia della civiltà italiana, ma questa cattedra diventa attiva quando la Ruth, per ricordare il suo ex amante, compagno, morto tragicamente dopo i volantini gettati su Roma, no? Che finì probabilmente senza carburante in prossimità della Corsica, inseguito dall'aeronautica del regime, lei finanzia, crea la lectureship e la fellowship, che ci sono ancora, credo, ancora ora, guardando il sito di Harvard si vedono i fellows italiani. E quindi il grande Salvemini è stato per tutta la vita titolare di un posto di lecturer, perché questo era ciò che veniva finanziato dalla Ruth, da questa specie di endowment che lei aveva fatto. Fatto sta idea che ecco, il frutto di questa sua rete è, fra l'altro, e non tutti lo ricordano, a lunga scadenza. Lo conosce lì Arthur Schlesinger, lui era legato sia al senior, ma lo junior lo conosce, che io poi ho conosciuto molto bene, che ho visto ripetute volte, abbiamo parlato più volte di quella che ovviamente era stata la grande vicenda nella vita di Arthur Schlesinger junior, che era la sua assistenza a John Fitzgerald Kennedy, e il ruolo determinante che Schlesinger giocò nel cambiare l'atteggiamento dell'amministrazione americana sull'ingresso dei socialisti al governo, a cui inizialmente era contraria. E Schlesinger fu quello che spinse per la conoscenza dell'Italia che aveva avuto da Salvemini. Questo era. Cioè, lui me lo ha detto, se non avesse conosciuto e parlato con Salvemini, lui non sarebbe stato in grado di esprimersi. E fu decisivo questo suo atteggiamento per spingere Kennedy a dare il via. E piaccia o non piaccia, senza il via di Kennedy probabilmente questo
prima parte dell'apertura democratica del sistema politico italiano non avrebbe avuto luogo, no? E quindi questo è assolutamente importante. Voglio concludere per non fare tardi. Quindi in quegli anni Salvemini in realtà non è prigioniero della biblioteca in cui passa la maggior parte del suo tempo, né è prigioniero di una lontananza dall'Italia. Al contrario, è vicinissimo alla lotta antifascista, diremmo con un altro linguaggio. Arriverà all'Italia del dopoguerra, ecco, carico della sua, voglio semplificare, insomma, posizione politico-culturale all'epoca azionista. A quel punto è quello, di una posizione democratica, però molto lontana dal PC, questo è un punto chiave, anzi piuttosto anti, e quindi portatore di posizioni che non lo metteranno sull'onda lunga dell'allargamento essenziale della democrazia italiana, in effetti. E sembra non percepire, quando parla dell'Italia che comincia a vedere tra il 47 e il 57, sembra non percepire che lì siamo alle prese con partiti che hanno il problema di far avvicinare verso i canoni della democrazia due estremi, che non è solo il problema del PC, che deve portare se stesso dalle aspettative rivoluzionarie delle fuoriuscite al riformismo inteso come accettazione dei miglioramenti possibili che si realizzano attraverso l'incontro in Parlamento, ma la Democrazia Cristiana, che ha in De Gasperi un grande, perché in realtà rappresenta nella prima fase della Repubblica ceti borghesi prevalentemente fascisti, che devono essere loro transitati verso l'accettazione della democrazia, parliamoci chiaro. Cioè il problema che ha il PC su un fronte ce l'ha la DC sull'altro, e l'Italia riesce a diventare una democrazia via via che questi ampi segmenti sociali si riconoscono prima nelle procedure democratiche e poi nella sostanza dei valori democratici. Questa riflessione è estranea a Salvemini, il quale non a caso scrive delle cose buone e cattive sulla futura Costituzione italiana. E su questo vorrei concludere, proprio per sottolineare queste sue caratteristiche. Da notarsi, io l'ho definito, ma facendo così con le mani, quindi capendo che stavo dicendo una cosa che considero vera, ma fino a un certo punto, cioè azionista. Gli azionisti in quel momento, 47, 40, sono per il presidenzialismo. Lui no. Questo dimostra quello che diceva Massimo. Comunque sia, lui ragionava solo con la sua testa, mai con la testa di altri, fossero anche persone a lui vicine, ma con la sua testa. E scrive della Repubblica Presidenziale delle cose sacrosante. Nessun costituzionalista comparato potrebbe scrivere meglio di lui che il presidente in America non può fare un colpo di Stato perché è al vertice di un sistema così pluralizzato nei suoi centri istituzionali e nei suoi centri di potere che non potrà mai ammassare nelle proprie mani tanto potere da diventare pericoloso.
In Francia e in Italia non c'è bisogno di domandarsi che cosa verrebbe di una repubblica presidenziale innestata sull'accentramento amministrativo italiano e francese. Non c'è tutto quello spazio abitato da più protagonisti e si arriva facilmente alla centralizzazione. Beh, questa è una pagina straordinaria di costituzionalismo vero. Allo stesso tempo, e notate, c'è anche nella sua testa una cosa, ve la leggo un secondo, scusate, io davanti alle cose costituzionali tendo ad eccitarmi più della media degli altri, ma insomma c'è una spiega. Ma lui dice, fiducioso come era negli apparati amministrativi e militari, lui scrive: se la Costituzione della Repubblica Italiana potessi scriverla io ci inserirei un articolo formulato così: le persone organizzate in corpi militari sono privati di tutti i diritti personali e politici qualora partecipino ad accordi o tentativi per intervenire nella politica civile del paese. Ma questa è una fantasia e nient'altro. Questo entra in Costituzione ed è il divieto per chi si organizza in forma militare di svolgere attività politiche. C'è il divieto di associazioni segrete e di associazioni militari con scopo politico, entra nella Costituzione. Ma poi dice: le costituzioni serie debbono essere brevissime, i cosiddetti diritti sociali, ne sono perfettamente convinto, non dovrebbero aver posto in una Costituzione politica. E qui non va bene. E qui sembra non percepire che una Costituzione a metà del XX secolo ha senso se, come scrivevamo noi di sinistra con una vecchia retorica alcuni secoli fa, non servissero le Costituzioni per far entrare i milioni che ne erano prima esclusi nella vita collettiva e nel mondo dei diritti. E allora senza i diritti sociali si torna alle costituzioni dell'Ottocento, non si scrive una Costituzione del Novecento. Quindi c'è qualcosa che gli manca rispetto al suo tempo, ma insomma poi avrebbe scavalcato i tempi e sarebbe arrivato all'Italia del 2014, perché avrebbe scritto: è tempo che i sessantenni si levino di mezzo e lasciamo andare avanti i quarantenni. Eccolo che si è ricongiunto col presente e col futuro. Grazie a Giuliano Amato per questa bellissima attenta riflessione sul filo del contrappunto. E diamo la parola a Renato Camuti, allora. Grazie, credo di aver pochi minuti a disposizione. Ci sarebbero tante cose da dire sia sul libro che sul progetto, e ci sarebbero anche tantissimi ringraziamenti da fare, a partire dal Presidente Napolitano che ci ha onorato la sua presenza e a tutti voi che siete intervenuti. Ma consentitemi prima di tutto di rivolgere un ringraziamento non formale, diciamo così, a Paolo Marzotto. Devo farlo, mi dispiace, di cui Carmine Donzelli ha già ricordato i suoi meriti, insomma, in campo culturale. E questo progetto è nato discutendo con Paolo Marzotto in nome di un altro italiano che fa parte di questa storia dell'esilio, cioè di Franco Modigliani, che entrambi avevamo conosciuto in epoche e in situazioni diverse. Io l'avevo frequentato, Franco Modigliani, ad Harvard quando ero appunto Lauro De Bosis Fellow tra il 2001 e il 2003, e per me è stato, diciamo, un incontro straordinario con un uomo non più anziano, ma ancora dotato di una vivacità e di un interesse da ventenne,
E devo dire che quell'incontro è stato, diciamo così, il punto di svolta che mi ha aperto un po' l'orizzonte e mi ha fatto entrare dentro questo mondo dell'esilio. Perché è importante questo progetto? E in un certo senso è un piccolo miracolo, consentitemi di dire, perché chi conosce la situazione dell'università italiana sa quanto siano stati duri, difficili questi ultimi anni per il nostro sistema universitario e sa quanto difficile sia per uno studioso lavorare lontano dal nostro paese e confrontarsi, come è capitato a me negli anni più recenti, con una realtà come quella di Harvard e lavorare dentro le grandi università americane. Per questo credo che sia, appunto, come dicevo, un piccolo miracolo all'italiana, appunto, assistere al varo di questo progetto editoriale, e il cui merito va prima di tutto a Paolo Marzotto. È un progetto che, sottolineo anche, è mirato alla valorizzazione di giovani talenti italiani, perché gli autori che compariranno nel programma, che trovate già nella copertina del libro, copertina interna del libro, e che andrà a interessare figure altrettanto belle, importanti della storia di questa migrazione culturale italiana verso gli Stati Uniti, verso anche le Americhe del Sud, sono giovani studiosi italiani o che lavorano sia in Europa o negli Stati Uniti, e quindi questa sarà l'opportunità per molti di loro di pubblicare dei libri in una casa editrice prestigiosa. Dunque, questo progetto Italiani dall'esilio, che è un titolo che è stato individuato da Carmine, vuole studiare un capitolo dimenticato della storia del Novecento italiano e con esso la storia anche di una generazione di straordinari talenti che sono stati costretti a lasciare il nostro paese per motivi razziali e per motivi politici. Quella che, insomma, per usare la definizione in inglese, forgotten generation, cioè una generazione dimenticata per molti motivi, che sarebbe adesso complicato qui analizzare, e la cui storia però va collocata dentro un processo come quello dell'esilio novecentesco, che costituisce uno straordinario fenomeno di trasferimento di saperi da una parte all'altra delle due sponde dell'oceano. Ecco, quello è, a mio parere, l'elemento cruciale, un fenomeno che ha cambiato, come molta storiografia ormai americana, europea ci insegna, ha cambiato gli equilibri culturali tra Europa e America negli anni appunto tra le due guerre, e ha consentito, come dire, alla cultura americana, sia in campo scientifico che nel campo delle discipline umanistiche, insomma, di conosce un arricchimento senza precedenti. E quindi da questo punto di vista studiare l'esilio significa mettersi, questo è il mio obiettivo, insomma, in questi anni è stato il mio obiettivo, sulle tracce di uomini e di donne che hanno sperimentato sulla loro pelle la durezza di un'esperienza che di passaggio da un mondo all'altro, lo radicamento da una comunità e la difficoltà a volte di inserirsi a pieno titolo in una nuova realtà, con il risultato di trovarsi spesso, sempre, qui cito un grande studioso dell'esilio, Said, che è la cui biografia è l'emblema di questo fenomeno palestinese diventato americano, con appunto il risultato di trovarsi sempre, cito, fuori luogo, sempre nel posto sbagliato. Ecco, questa è la dannazione un po' di questa generazione. Tuttavia, quindi questo fa sì che i percorsi degli esuli, di questa generazione in particolare, non siano mai dei percorsi regolari, sono sempre vicende tortuose, complicate, caratterizzate da una infinità di vicissitudini di tutti i tipi, insomma. E il mondo in cui si ritrovano a vivere è un mondo di separatezze, di antinomie, di conflitti molto forti, insomma. Ecco, quindi questo è un aspetto che emerge molto bene anche nella parabola di Salvemini, come è stato ricordato. Vi è un altro aspetto però dell'esilio che va rivalutato, ed è quello che tende a mettere in evidenza quello che chiamiamo privilegio epistemologico dell'esilio, ovvero la possibilità offerta dalla condizione di esule, di sradicato, di uomo senza mondo, di analizzare il presente senza condizionamenti.
pubblico. Questo è chiarissimo, come è stato ben ricordato sia da Massimo Salvadori che da Amato, è chiarissimo, è evidente nella metamorfosi che caratterizza la parabola di un uomo come Salvemini, che arriva negli Stati Uniti non più giovanissimo, tra l'altro, no? Cioè la capacità di analizzare il presente senza condizionamenti, quindi di esprimere un pensiero che è critico, anticonformista, eretico, quasi sempre, e che segna in maniera inconfondibile il profilo di questa generazione di intellettuali europei passati attraverso questa esperienza. In un certo senso possiamo dire che questa generazione, questi uomini, sono, qui cito una bellissima espressione di Benjamin, sono degli osservatori del mondo, cioè interiorizzano una capacità di osservare, di elaborare, di pensare al futuro che deriva da questa tragica esperienza dell'esilio, che dà loro la possibilità di ragionare sulle grandi problematiche che il mondo, che la democrazia ha di fronte a sé, insomma. Quindi l'esule, osservando criticamente la società che lo circonda, è costretto sempre a svolgere un ruolo di outsider, di contestatore, di critica di ogni ortodossia. Il successo, in un certo senso, che Salvemini conosce negli Stati Uniti anche come docente, come educatore, su cui adesso dirò qualche particolare inedito, interessante, deriva proprio da questo fatto, dal fatto che Harvard vede in lui questo spirito critico, questo spirito libero, vede lui, in lui, come è stato ricordato benissimo da Massimo Salvadori, un docente che ha come obiettivo, come finalità nella sua attività di educatore, di formatore, l'obiettività. Da questo punto di vista, tenendo conto di questi elementi che caratterizzano la storia dell'esilio, di questo straordinario fenomeno, Salvemini, a mio parere, riassume in maniera esemplare, è un prototipo esemplare dell'esule europeo. E quindi ho cercato di collocarlo in questo lavoro dentro questo fenomeno, e quindi rompendo, come è stato ricordato, alcune vecchie, diciamo, stereotipate immagini, no, dello storico italiano che si erano consolidate e stratificate nella storiografia italiana, cioè del Salvemini chiuso, isolato, totalmente dedicato ai suoi studi, insomma nel suo studiolo della Wadden Library di Harvard. E perché è un esule Salvemini? Perché lo possiamo considerare un prototipo di questo grande fenomeno? In primo luogo per la forma mentis che esprime, che acquisisce ancora prima di partire per gli Stati Uniti. Se si va a indagare le sue frequentazioni, sia come storico, quindi con colleghi non italiani, e se si va a indagare la sua frequentazione, ad esempio, in un ambiente interessantissimo come quello della Firenze degli anni 20, che è un ambiente estremamente cosmopolita, frequentato da inglesi, francesi, studiosi, intellettuali, artisti provenienti da tutto il mondo, quell'ambiente fornisce una serie interessante di chiavi interpretative, di suggestioni, insomma. Ma è esule anche per la capacità straordinaria nell'inserirsi nel contesto americano. Cosa che non è scontata, non è facile, non è immediata. Questo lo si percepisce, lo si può verificare, misurare dalla sua attività di docente, dal successo che ottiene con gli studenti. Qui vorrei ricordare, lo faccio in questa bella occasione, una cosa inedita, insomma, no? Che però è estremamente significativa e anche commovente, toccante della storia di questo uomo, e che riguarda l'ultima lezione che Salvemini tiene ad Harvard. Il 9 maggio del 1948, tiene l'ultima lezione prima del pensionamento sostanzialmente, no? E questa lezione è una lezione all'interno di un corso di storia del Risorgimento, quindi riprende il primo corso che aveva fatto nel fall term del 1934, appena arrivato ad Harvard, subito dopo la conclusione di quella complicata procedura che lo porta a essere chiamato ad Harvard, come è stato ricordato, superando tutta una serie di problemi, insomma, e di ostacoli che avevano rallentato la sua chiamata ad Harvard. E in quella lezione succede qualcosa di straordinario, perché innanzitutto l'aula, io questo l'ho reso conto che ho trovato in un giornalino studentesco, Crimson Gazette, che esiste tuttora, e c'è proprio la cronaca di quella giornata, del 9 maggio 1948, in un'aula strapiena,
dove non vi erano solo i pochi studenti che frequentavano le lezioni, perché i gruppi ad Harvard sono molto, solitamente molto limitati, ma era insolitamente piena. Salvemini conclude la sua lezione, al termine della lezione lui fa il cenno di andarsene subito, di salutare e andarsene, non voleva sostanzialmente concedere nulla, ma c'erano già pronti dei festeggiamenti, gli studenti gli consegnano un piccolo omaggio, un piccolo regalo. Salvemini, col suo modo di fare tipicamente sobrio, e ringrazia, si alza, prende cappello e borsa e esce dall'aula. E compie un tragitto nella yard di Harvard, che corrisponde al campus nelle altre università americane, e trova un'ala di folla che lo accompagna fino alla sua residenza. Insomma, una cosa assolutamente inedita nella tradizione, rigida tradizione harvardiana. Insomma. Quindi qualcosa che, diciamo così, rimarca il legame che si era creato con gli studenti e con l'ambiente di Harvard. Ma è esule anche per l'attività di studioso, per la metamorfosi che caratterizza la sua propria struttura, diciamo, anche di studioso, di intellettuale. Qui basterebbe citare ad esempio tutta la riflessione che lui sviluppa a metà degli anni 30 sul tema della democrazia, con una serie di straordinarie lezioni, conferenze. O sul tema della libertà, basterebbe ricordare il fatto che nel 1935 interviene al congresso degli intellettuali europei, uno degli ultimi congressi liberi che si tengono in Europa, a Parigi, e pronuncia un discorso non concordato in cui attacca i comunisti e lo stalinismo, insomma, no? Cioè, creando il panico tra i presenti, insomma, no? Era tutta la grande intelligenza europea del tempo presente, e lui va al microfono e tiene questo straordinario discorso non previsto, non concordato, che sostanzialmente crea una situazione, una crisi diplomatica politica, insomma, dentro tra gli organizzatori di questo evento, insomma. E poi basterebbe ricordare l'attività politica, è stata accennata, insomma, qui si aprirebbe un capitolo lunghissimo. Salvemini, basta dire una cosa: Con le sue armi di studioso, mette in piedi, e con una rete di collaboratori che emerge nelle lettere che ho raccolto, mette in piedi una ricerca a tappeto sulla presenza delle organizzazioni fasciste nelle comunità italoamericane. Cioè, una ricerca incredibile, che poi non uscirà solo in parte pubblicata, verrà pubblicata meritoriamente nel 1977 da uno storico italoamericano oggi scomparso, con il titolo di Fascist Activities in the United States. È una ricerca incredibile che lui costruisce proprio con un metodo empirico, facendosi aiutare da una rete di collaboratori. E poi, da ultimo, il modo con cui guarda la sua madre patria. Anche questo è rivelatore di una, diciamo, dell'atteggiamento tipico dell'esule. Dal 43 in poi, dopo l'8 settembre del 43, Salvemini comincia, con l'aiuto di Lapiana, a costruire un progetto politico per il futuro dell'Italia. What to do with Italy, che è un libro che esce in lingua inglese in quegli anni, in quell'anno, verrà pubblicato solo nel 45 in italiano, insomma. Finisco con quattro flash, proprio, che secondo me, quattro istantanee, quattro fotografie, possiamo dire, che raffigurano bene la parabola di questo uomo. La partenza dall'Italia, che è stata prima evocata, in una data imprecisata più o meno attorno ai primi giorni dell'agosto del 1925. Assolto nel processo, liberato, che si tiene per i fatti del non mollare, che si tiene a Firenze, abbandona l'aula del tribunale, sfugge a un paio di agguati che i fascisti gli avevano già preparato, comincia un giro per l'Italia, va a Napoli, sempre seguito dalla polizia, incontra Croce, poi ritorna a Roma, risale a Milano, incontra Parri a Milano e poi si dirige verso Torino e Aosta. Aosta, Chabot e Passerelle d'Entrèves lo portano in macchina al confine francese. Organizzano, pensano che il momento migliore per passare il confine sia durante la pausa pranzo, diremmo oggi, in cui lo portano di là dal confine, lo depositano, e la scena che io ho in mente è questa, di questo uomo,
vestito elegantemente, con un'unica valigetta, come è stato giustamente ricordato prima. Quello è l'inizio dell'esilio, un'unica valigetta in cui aveva dentro pochissime cose personali. Da lì inizia un esilio che finirà in maniera definitiva nel 1949. È incredibile questa cosa. Nel frattempo il fascismo gli aveva tolto la cattedra, gli aveva sequestrato i beni, le poche proprietà che aveva, gli aveva tolto tutto. La seconda immagine è stata prima evocata da una bellissima citazione alla lettera che Giuliano Amato ha citato, a Mary Berenson. In quella stessa lettera, oltre al brano che Amato ha ricordato, c'è una definizione precisa, nel 1935, dopo due anni che si era insediato ad Harvard, e racconta di com'è la sua vita e dice: qui ho trovato il paradiso, questo è il mio paradiso. Ed è il segno, diciamo, di una capacità di integrarsi dentro questa realtà straordinaria, insomma, per un uomo della sua età, della sua cultura, della sua formazione. Il terzo flash riguarda il tema dell'Italia, il futuro dell'Italia, ed è una bellissima lettera scritta a Venturi, al giovane Franco Venturi, in cui affronta questo tema del ricambio generazionale che è stato giustamente citato. Lui dice: voi giovani, rivolto a Venturi, che aveva poco più di 20 anni, insomma, ora siamo nel 47, voi avete davanti una sfida: o vi impegnate in un ricambio generazionale che porti, dopo un lungo processo di formazione, una nuova elite a prendere in mano le sorti del nostro paese, oppure il nostro paese non avrà un futuro. Insomma, è una visione anche qui bellissima, insomma, no, della necessità di costruire una classe dirigente nuova, insomma, che Salvemini ha chiarissimo in tantissime delle lettere che si trovano in questo libro. E da ultimo questo, scusate, interrompo, ricordiamoci che era stato un motivo anche di Leopardi, che aveva il futuro d'Italia indicato i giovani, perché le vecchie generazioni hanno comunque vincoli che impediscono. Sì, sì, in quella lettera anche Salvemini usa questa analisi. Vincoli, catene, esatto, ricatti, insomma. Esatto, cioè questo, esatto. La mia generazione è una generazione bruciata, dice Salvemini, no? Perché abbiamo maturato una serie di esperienze, abbiamo una serie di vincoli, non siamo più liberi, insomma. No? L'ultimo flash, l'ultima immagine fotografica è il momento del rientro, che è un momento drammatico. Salvemini è lacerato dalla decisione di restare negli Stati Uniti o rientrare in Italia. E questo è un problema che è una scelta difficilissima anche per molti degli altri grandi esuli italiani che vanno negli Stati Uniti negli anni tra le due guerre. Naturalmente nel suo caso, diciamo, contano due cose: alcuni problemi di salute e il clima del Massachusetts, che era particolarmente rigido. Salvemini aveva già gravi problemi respiratori, polmonari, e ovviamente l'azione che Calamandrei aveva in Italia avviato per farlo rientrare e per fargli restituire la cattedra che il fascismo gli aveva tolto. E Salvemini cede, diciamo, a questa azione, a questa insistenza, che dall'Italia, insomma, viene, e all'iniziativa che Calamandrei aveva avviato. Torna nel 49, riprende la cattedra che il fascismo gli aveva tolto, tiene con grande fatica, come si deduce alcune lettere, dal suo ultimo corso, rifacendo il corso che aveva fatto prima di lasciare l'Italia. E questa è stata la spiegazione, insomma, la ragione probabilmente che l'ha deciso. Ma c'è una lettera, due righe, letteralmente due, che scrive a Ferrando nel momento, nei mesi in cui deve decidere, insomma, e a Guido Ferrando, che è un altro esulo, un italianista che aveva trovato collocazione a Vassar University vicino a New York. Scrive Salvemini: se possiamo tornare in Italia senza rinunciare alla nostra libertà e senza il pericolo di morire di fame, abbiamo il dovere di ritornare. A me mi pare di essere qui un vero e proprio imboscato, un vero e proprio imboscato. È una frase che secondo me riassume al meglio la vocazione profonda di questo uomo. Aveva già più di 70 anni, un uomo che è stato definito giustamente, con un'espressione inglese che non ha traduzione italiana, a me pare, un dedicated spirit, insomma, no? Ecco, queste frasi qua lo fotografano benissimo questa sua vocazione. Torna perché non vuole sentirsi un imboscato.
Grazie. Bene, mi pare che abbiamo cominciato bene la strada di questa collana, molto bene, e spero che ci siano presto altre occasioni per poter proseguire su questa via. Grazie a tutti quanti, buonasera.